Benvenuti nella cucina di Ricette che Passione. Oggi prepariamo insieme la cicoria con patate saltate in padella, veramente una delizia. Iniziamo a mettere sul fuoco una pentola piena d'acqua e portiamo a bollore. Intanto peliamo due patate e le tagliamo a tocchetti. Quando le andiamo a tagliare, le mettiamo a bagno in acqua fredda in modo da non farle annerire e togliere un po' del loro amido. Le mettiamo a cuocere in acqua bollente. Se volete, potete metterle anche in acqua fredda, ma in questo modo cuociono più velocemente. Intanto che lasciamo cuocere qualche minuto le patate, andiamo a pulire due mazzetti di cicoria, sufficienti per due persone. Togliamo la base del tronco con le radici e le foglie più vecchie, poi la laviamo accuratamente e dividiamo in circa tre parti. Risciacquiamo bene prima di metterla a cuocere. Le patate si sono leggermente intenerite e a questo punto aggiungiamo la cicoria. La mettiamo poca per volta in modo da farla entrare tutta in pentola. Lasciamo cuocere il tempo necessario affinché la nostra cicoria con le patate saranno ben cotte. Ovviamente i tempi possono variare a seconda del tipo di cicoria usata. A questo punto andiamo a scolare per bene le nostre verdure. Intanto che la cicoria con le patate si scola per bene, mettiamo in padella un po' d'olio d'oliva, aggiungiamo dell'aglio e del peperoncino, tagliato se vogliamo della verdura piccante oppure intero se la vogliamo meno piccante. L'aglio lo tagliamo a metà e togliamo l'anima centrale, che è la parte che dà quel fastidioso odore all'aglio. Il peperoncino io lo taglio per dare un gusto leggermente piccante. Aggiungiamo anche un po' di sale così si va a sciogliere nell'olio caldo e poi aggiungiamo anche le verdure, le cicorie con le patate e le saltiamo in padella per qualche minuto. Facciamo insaporire e poi pronti ad andare in tavola. La nostra cicoria con patate saltate in padella è pronta e buon appetito!